Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Questo video è un altro di quelli fuori dalla programmazione. C'è una band che suona in sottofondo, punk. Ti ricordo che questo non è un canale da fighetti, quindi se ti dà fastidio qualche urlo o qualche cosa, cambia canale. Oggi vi voglio raccontare un aneddoto fantastico che ho ricordato praticamente ieri o l'altro ieri. Ho deciso di condividerlo con voi perché è meraviglioso. Riguarda la motivazione per cui il samba è scritto in due quarti. Negli anni un sacco di gente mi ha dato spiegazioni incredibili, interessanti anche, il groove del samba, 1, 2, 1, 2, alcuni con le loro filosofie musicali, altri con filosofie un po' esoteriche, campate per aria, come anche questo è il bello della musica. Però una delle frasi più fighe che ho mai sentito sul perché il samba in due quarti me l'ha raccontata Cristiano Roscia. E Cristiano Roscia mi fa: guarda Raffa, ti racconto questa storia che non è una leggenda metropolitana che mi è stata tramandata da altri maestri, quindi è una cosa che arriva da molto tempo fa, non credo sia reale, o meglio, non ti posso garantire che sia una balla e non ti posso garantire che sia reale, ma è molto interessante perché se questa cosa fosse vera confermerebbe che il Brasile è un paese di furbacchioni, e questo, essendo brasiliano, posso confermarlo. Ma perché il samba quindi viene scritto in due quarti? Il groove della musica brasiliana in due, il balli, il samba in due quarti? No, praticamente sembra che, attenzione attenzione, le prime persone che in Brasile si occupavano di trascrivere le partiture per batteria erano pagati non a numero di note ma a battute. Quindi, scrivendo il samba in due quarti, hanno semplicemente raddoppiato il guadagno sulle trascrizioni. Per chi non lo sapesse come funziona, una battuta di quattro quarti scrivi 1, 2, 3, 4 e poi battuta successiva. Invece se la battuta di due quarti fai 1, 2, fine battuta, 1, 2. Quindi sembra che il samba potrebbe essere stato scritto in due quarti solo per una pura e mera questione economica. Ora, non so se sia vero e conoscendo il popolo brasiliano di cui io faccio parte, è una cosa affascinante, fa ridere, è interessante da sapere perché avete una versione in più su questa cosa. Non ci metto la mano sul fuoco io, come non ce la mette il mitico Cristiano Roscia, ma questa cosa è troppo bella perché rimanga così poco famosa. Quindi questo video è il segreto del samba in due quarti. Se il video ti è piaciuto, un like, un commento, attiva la campanella e fammi sapere cosa ne pensi e se secondo te è possibile o meno, o se tu hai una spiegazione al samba in due quarti che sia diversa e sia efficace. Questa è tra le più convincenti che ho sentito. Un abbraccio e a presto. Ciao!